Durante i miei lavori mi sono reso conto che, nonostante a livello europeo sia presente una serie di normative, ancora oggi c'è una grande distinzione fra i vari ganci che possono essere impiegati in un plastico. Ci sono i ganci corti, i ganci all'occhiello normale, una serie infinita di ganci conduttori. Già solo nei ganci ad occhiello normale esistono tre tipi diversi. Non mi voglio divulgare, se volete fare un video a parte, ma sarà un discorso separato. Alla luce di tutte queste differenze, mi è quindi toccato mettermi a controllare che i vari ganci fossero compatibili con ganci di diverso tipo. A volte capita che lo stesso gancio, quindi possiamo prendere un gancio corto, tipo della Roco, su carrozze Acme e su carrozze Roco, nonostante le normative impongono delle misure per giochi, differenze progettuali, a volte il portaganci non è alla stessa misura e allo stesso tempo lo stesso gancio fa fatica ad agganciarsi. Cosa mi sono chiesto io? Qual è il modo più veloce per testare tutti i vari tipi di gancio nelle condizioni più comuni? Nelle condizioni più comuni, almeno nel mio caso, io utilizzerò ganci corti, Martin Trix, perché sono compatibili con i ganci Telex che io utilizzo, e ganci conduttori. In un video a parte, che vi metterò il link in descrizione, avevo fatto notare che il gancio conduttore RTS non era compatibile col gancio digitale. E se uno riusciva ad incastrare i due ganci meccanicamente forzandoli, poi il gancio digitale non riusciva a staccarsi. Quindi poteva essere impiegato solo come trasporto. Ci sono adesso dei nuovi ganci conduttori che sto iniziando a utilizzare, i ganci conduttori che sono espressamente Martin e non più di un'altra casa. Per testare tutti questi ganci ho quindi deciso di raggruppare i ganci più importanti in un unico rotabile, per evitare di tirarne sempre fuori alcuni. I ganci Telex erano soltanto sulla Roco, sull'E412, dovevo sempre tirarla fuori per controllare. Il gancio conduttore era o sulla carrozza pilota V-Trans oppure sull'E454, dovevo sempre tirarle fuori una delle due. Quindi mi sono detto, ci vuole qualcosa dove montarli entrambi, qualcosa che posso lasciare fuori alla polvere senza che si rovini e che mi permette di controllare tutti i ganci di cui io ho bisogno. Come? Impiegare una carrozza. Sulla falsa riga della carrozza presente alla realtà, la carrozza prova freni, ho deciso di costruire una carrozza prova ganci. Utilizzerò una carrozza vecchio tipo, una carrozza che credo sia una UIC X tedesca, o meglio, è tedesca sicuro, ma credo che il modello sia molto simile alle UIC X italiane, al cui un estremo avrà un gancio conduttore di corrente e l'altro un gancio digitale. Il gancio digitale, e normalmente prevederebbe un decoder, in questo caso verrà montato un pulsantino qua sul tetto che permetterà di aprirlo manualmente. Per coprire poi le scritte originali faremo anche delle details insieme, ma sarà un altro video perché sarà più lungo, e buttiamoci nel progetto. Per illuminare la nostra carrozza, dato che originariamente quando l'ho ricevuta aveva una vecchia illuminazione incandescenza, che ho già provveduto a rimuovere, questa qua, dovremmo smontarla andando a rimuovere i mantici a soffitto. E poi si aprirà per dei semplicissimi incastri. Allora, a questo punto, dato che non voglio collegare niente al tetto per poterla riaprire in eventuali secondi momenti, voglio riutilizzare gli stessi supporti della luce originaria, andando però a mettere una base per i LED. Cosa voglio fare? Voglio inserire, prendendo quello che è un pezzo di plastica di una vecchia canalina, la canalina è questa qua che adesso vi faccio vedere, una classica canalina elettrica che compri al brico, gli si taglia la parte superiore, che sarebbe il cappuccetto che va a chiuderla così, e questa parte qui è molto flessibile, la si può usare per diversi lavori. Il mio intento sarà andare a tagliarla della dimensione giusta per poterla infilare qui in mezzo e poi utilizzare questa striscia come base di appoggio per la striscia di LED. Facendo così lo andremo ad appoggiare
Poi nel supporto originale, la cosa migliore a questo punto è incollare un po' più in alto. Facciamo una prova per vedere se la lunghezza è a posto, sfruttando i supportini che erano già collegati all'illuminazione originale. Andremo a posizionare. Dov'è che si può posizionare? Qui o qui? Una volta preparata la base, potremo utilizzare una LED strip qualsiasi. Io ho scelto di utilizzare questa qua, una normalissima LED strip a 12 V. Andremo a tagliarla della lunghezza giusta. Poi dovremo incollarla qua sotto. Come abbiamo visto, non è perfettamente centrato, quindi converrà inserire questa LED strip un tantino più angolata, quindi direi più o meno così. A questo punto dobbiamo poi preparare il sistema che alimenterà il tutto. Per evitare che poi la luce sia troppo accesa, utilizzeremo una resistenza, in questo caso da 1 kΩ, però da 2 W, per essere sicuri che non scaldi troppo. La resistenza la andremo a saldare direttamente sulla zona di alimentazione del 12 V. A questo punto, dopo aver inserito la resistenza, andiamo a inserire un piccolo ponte di diodi proprio qua, a cui collegheremo da una parte la resistenza al più, perché in questo caso l'abbiamo collegato al più, e poi un filo che arriva dalla piazzola del meno. Mentre dobbiamo fare questo, dobbiamo anche poi modificare i collegamenti interni, in quanto, come ho detto, uno dei ganci sarà digitale. Quindi per fare questo andremo a rimuovere il contatto elettrico che c'era inizialmente, perché non ci servirà. Andiamo a rimuovere questa mollettina dal suo alloggiamento. Questo andiamo a togliere in modo tale che il timone cominci a funzionare senza difficoltà, e poi andiamo a rimettere questo qua sopra. Il timone funziona in maniera più fluida e abbiamo anche guadagnato questa mollettina che potremmo utilizzarla per qualcos'altro. Una volta fatto questo, possiamo andare a rimettere gli interni, che non modificheremo perché secondo me non vale la pena. E inoltre l'illuminazione sarà montata così per permettere poi di avere il gancio conduttore che si attaccherà a questo contatto elettrico qui dietro, e il pattino che arriverà da qui in mezzo. Quindi avremo il ponte di diodi posizionato il più vicino possibile a questi contatti. A questo punto la difficoltà sarà portare la terra, portare la terra fin qui, quindi dovremmo collegare un altro filo elettrico per portarla fino qua giù. Per abilitare il gancio digitale, a questo punto ci sarà poi utile collegare un filo, per rispettare il colore utilizzo rosso, a quel contatto elettrico verticale che vi ho fatto vedere prima. Quello lì, attraverso poi la molletta che nell'altro caso ho tolto, andrà ad abilitare il gancio conduttore di corrente. Questo gancio sarà sia in uscita, quindi poi sarà collegato al pattino e il pattino andrà sia ad alimentare l'illuminazione che il gancio, e in questo frangente invece lo utilizzeremo in entrata per
per provare l'illuminazione interna. Ok, possiamo procedere con una prova di illuminazione. Come detto, lo scopri questa carrozza sarà poi fornire elettricità tramite il gancio conduttore, anche senza dover tirare ogni volta fuori una locomotiva oppure una carrozza dotata di pattino e relè. In questo momento il pattino non è ancora arrivato, ho iniziato a fare i lavori prima e vediamo subito com'è che è l'illuminazione interna. Non è affatto male. Essendo stata posizionata non esattamente centrale sulla striscia ma sul lato, permette di illuminare anche la zona del corridoio e l'effetto è molto piacevole. Chiaramente il tipo di illuminazione impiegata è di un'epoca passata, quindi una 3 o una 4, e quindi è tendente al giallo. Su un'epoca più moderna sarebbe stato più corretto l'impiego di una striscia con una tonalità luminosa più fredda o comunque più neutra. In questo momento non è ancora stato inserito un condensatore tampone, pertanto durante il movimento presenta dello sfarfallio molto spiacevole. Per risolvere questo problema basterà inserire un condensatore tampone all'altra estremità della striscia, dato che una è stata già impiegata per inserire il ponte di diodi, e inoltre bisognerà pulire un po' le ruote che, essendo comunque un modello usato, non sono pulitissime. Una delle cose che non mi piace di questa carrozza è che negli intercomunicanti non c'è un vetro. Per risolvere questa lacuna ho deciso di impiegare delle striscioline di plastica quasi trasparente che ho preso da una busta crystal, che andrò ad incollare con della colla vinilica esattamente qua per fare questo effetto. L'effetto ottenuto è questo qua, di una specie di... decisamente meglio che l'originale. Dà decisamente meglio l'effetto di vetro di una carrozza epoca 3, dove a volte succedevano che c'erano questi vetri non completamente lisci ma opachi. Ok, a questo punto sul nostro progetto rimane ancora una cosa da fare, ossia iniziare a metterla per disposizione per il gancio digitale. Per inserire il gancio digitale utilizzerò un circuito molto semplice che vedrà l'interporsi fra il ponte di diodi e il gancio di un interruttore che ho riciclato da un vecchio router, questi qua, che sono degli interruttori normalmente aperti. Che cosa vuol dire? Che normalmente non fanno passare corrente, quindi il nostro gancio rimarrà disesercitato, non avrà tensione, non si surriscalderà. Quando dovrò fare la prova di sgancio, perché agganciarsi, come sapete, non occorre attivarlo, basterà premere pochi secondi, premere qui sopra, e il gancio eccitandosi permetterà lo stacco del vagone. Questo interruttore lo andrò a inserire poi in un foro direttamente qua sopra. Non sarà bellissimo esteticamente, però come ho detto questa è una carrozza funzionale e che non c'entra assolutamente nulla con la realtà. Per predisporre il gancio digitale andremo innanzitutto a preparare il nostro interruttore normalmente aperto. Io l'ho incollato su una basetta, che era una di quelle basette prese dai vecchi pattini, che andrà a essere poi posizionata sopra uno spessore, un rimasuglio di qualche kit che non ricordo più neanch'io, che è del biadesivo. Lo taglierò e lo andrò poi a posizionare qui in questa zona qua, su questo spessorino qui. Così quando io premerò il peso si scaricherà qua sopra e non farà flettere tutta la striscia. E allo stesso tempo sarà abbastanza nascosto, in quanto i fili che partiranno dal nostro interruttore in realtà si troveranno in una zona bagno e quindi saranno completamente coperti, non visibili all'occhio. Ora, come avevo detto all'inizio del video, la striscia di LED non è stata montata esattamente al centro, è stata montata tutta sul lato. Questo per fare in modo che la diffusione fosse più uniforme possibile.
Quindi io posso andare a esportare una parte di questa striscioletta di plastica esattamente in concomitanza di dove andrà a posizionarsi l'interruttore per permettere all'interruttore stesso di andare a scaricare il peso direttamente su questa parte di plastica. Come potete notare, rispetto all'inizio video ho spostato questi due pezzetti di plastica perché mi sono reso conto che davano problemi alla chiusura della carrozza. Inizialmente erano posizionati gli estremi qua e proprio qui erano presenti delle parti dello stampo del tetto che quindi non permettevano la chiusura perfetta della carrozza. Posizionandoli più in centro è vero che qua tenderanno a flettersi un po' di più, al massimo mi metterò anche da questo lato uno spessore, ma la chiusura della carrozza è assicurata. Il foro è stato fatto, non è venuto pulitissimo però va benissimo così. Io ho incollato sotto la basetta quel pezzo, quello spessore che vi avevo detto. Adesso orientandolo verso il lato dove ci sarà il gancio, andrà a posizionarsi così. Poi dovrò ancora forare il tetto superiore della carrozza per fare passare questo interruttorino, questo pulsante, che sarà cliccabile dal tetto. Adesso andrò a saldare un condensatore esattamente dove ho saldato anche i punti di alimentazione della striscia di LED qua. Questo per permettere alla striscia di avere un'illuminazione più stabile, per avere un po' di autonomia nel momento in cui mancasse l'alimentazione e per permettere anche al gancio digitale di avere un'alimentazione più stabile. Questo perché esattamente dalla parte opposta della striscia ci sono altri due pin e andrò a prendere da lì la tensione per il gancio. I ganci digitali lavorano circa ai 12 ai 20 volt e questa striscia è alimentata sui 14, pertanto vorrei usare questa striscia come mezzo di alimentazione per avere una tensione più bassa che non rischi di surriscaldare il gancio digitale. Adesso invece andremo poi a saldare un filo morbido fra uno dei contatti del nostro interruttore e il contatto meno della striscia. Utilizzeremo un filo morbido per permettere alla striscia di continuare a muoversi. Lo andiamo a saldare almeno perché solitamente si preferisce intervenire sul polo negativo piuttosto che sul polo positivo. Questo interruttore, come ho detto, è un normalmente aperto, quindi vuol dire che normalmente non lascia passare corrente e questa passerà solamente nel momento in cui l'interruttore verrà premuto. Ho montato il gancio digitale e i fili li ho fatti passare sotto questo asse e seguendo lo stesso filo della massa andranno poi su. Tanto i fili sono quelli originali molto piccoli e non dovrebbero patire questo tipo di movimento. Dalla parte opposta invece ho montato il pattino che seguendo il suo foro uscirà poi qua sotto e andrà a saldarsi direttamente qua al ponte di diodi. Saldarsi qui vorrà dire che alimenterà direttamente sia il gancio conduttore che il ponte di diodi di tutti gli utilizzatori. Il filo bianco che può essere riassunto come il più andrà a saldarsi direttamente qua sulla piastrina del più della luce di LED, mentre il nero andrà a saldarsi qui su sull'interruttorino che permetterà quindi di aprirlo e di farlo funzionare solamente quando richiesto. Siamo giunti al momento della verità, tutti i fili sono collegati e se vado a dare corrente la nostra carrozza si illumina. Adesso io ho fatto dei controlli sulla tensione e la resistenza da 1 kΩ che ho messo mi abbassa la tensione che arriva alla striscia a circa 8 V. Cosa vuol dire? Vuol dire che i LED scalderanno molto di meno, perché 12 V sulle strisce normali realizzate tipo dei LED 50-50 scaldano molto, questa scalda molto poco. La resistenza, essendo da 2 W, non scalda quasi. Però c'è da dire una cosa. Quando io premo l'interruttore qua, adesso è agganciato con una carrozza Grand Comfort e tutto va bene, il gancio digitale funziona. Quando io lo attivo, questo consuma molta energia, quindi in realtà si spegne completamente l'illuminazione interna. Però funziona, quindi l'interruttorino funziona senza problemi e il gancio sgancia il vagone che sta trainando. Il problema è che quando lo attivo, andando a prendere molta tensione, questa farà spegnere la luce. Il ponte di diodi non sta scaldando, come nemmeno la resistenza, e il condensatore, unito a una pulizia fatta
alla lamella di corrente rende l'illuminazione molto stabile. Direi quindi che l'esperimento è riuscito e adesso andiamo a vederla in trazione. Siamo al momento della prova su tracciato e cosa migliore di una configurazione per provare i vari tipi di ganci presenti in quello che sarà il mio parco rotabili. Abbiamo fra la locomotiva una BR81 tedesca, proveniente da un 7-7 della Märklin, e il primo vagone, il Rocco PV Train, un gancio Relex sulla locomotiva e un gancio corto Märklin sul vagone. Tra il Rocco PV Train e la carrozza MDV EV Trains abbiamo la stessa accoppiata, gancio corto sul vagone Rocco e gancio Relex preso in prestito dalla locomotiva, perché il vagone lì avrà poi una modifica. Abbiamo poi fra il vagone MDV e la carrozza prova ganci, un gancio conduttore e gancio digitale. Verificheremo adesso se è possibile sganciare questo tipo di accoppiamento con i nuovi tipi di ganci conduttori. Dalla parte opposta invece della carrozza prova ganci troviamo il nuovo gancio conduttore Märklin accoppiato al gancio RTS, che in questo momento viene impiegato su tutte le mie carrozze Corbellini. Essendo in curva, questo tipo di operazione diventa difficoltosa. Proviamo sul rettilineo. No, il gancio digitale non è ancora compatibile pienamente con i ganci conduttori di corrente. Ho invertito l'MDVE, da questa parte c'è un gancio Relex, che può essere visto come un normale gancio d'occhiello. L'aggancio avviene senza problemi e anche lo sgancio. Stessa cosa con il gancio corto della Märklin e il rispettivo gancio digitale. L'aggancio avviene senza troppe incertezze e lo sgancio avviene in maniera altrettanto fluida. Sfortunatamente il problema delle luci non può essere risolto, a meno che venga a dedicarsi un sistema di alimentazione indipendente per il gancio, perché al momento dell'eccitamento della bobina questo succhia una quantità di corrente molto elevata, può arrivare anche ai 90-100 mA. Una striscia di LED in confronto ne succhia soltanto 50 mA, quindi possiamo capire perché nel momento dell'attivazione le luci vengono a spegnersi. Non appena l'interruttore viene lasciato, la corrente torna alle luci e quindi il problema non si pone. Bene, per questo video è tutto, la nostra carrozza è completa, funziona in maniera eccellente e ci manca soltanto dargli una livrea più appropriata rispetto a questo verde tedesco che proprio non mi piace. Probabilmente prenderò come spunto la livrea della carrozza prova freni, ma sarà un video a parte in cui lo faremo insieme. E bene, è tutto.